con Iari e Tea che iniziano un loro bellissimo percorso proprio oggi. C'è Domenico Marocchi, grazie per essere con noi. Eccoci. Eccoci Serena, siamo in un posto meraviglioso, guarda, questa è la Puglia, qui siamo nelle campagne di Otranto e sono con questi due grandissimi artisti, perché Iari è un polistrumentista, un compositore, un viaggiatore, un amico, e poi c'è Tea con la sua voce incantevole che presentiamo per la prima volta oggi. Tea, che è la cantante della musica zen, diciamo anche scrittrice peraltro, è uscito un tuo libro sullo yoga, e la notizia però è che voi intraprendete questo percorso umano, perché c'è un amore di cui ci parlerete, poi Serena vorremmo sapere tutto, ma anche professionale, perché oggi ad Otranto c'è un vostro concerto, giusto Tea? Spieghiamo, so che ci vorrebbe tanto tempo, però, e non si può anticipare troppo, però rapidamente, saranno canzoni fra Oriente e Occidente, spieghiamolo al nostro pubblico. Sì, saranno canzoni e suoni spirituali che liberano la mente, poiché i mantra sono suoni che la parola stessa spiega cosa creano. Mana vuol dire mente, traya vuol dire liberazione in sanscrito, quindi sono suoni che nella Ayurveda, la medicina indiana, vengono consigliati per purificare la nostra mente. Quindi sarà veramente un percorso spirituale, cioè spieghiamolo anche a mia nonna. Tea, prima ti dicevo, magari mia nonna vi ascolta e dice: ma che musica faranno Iari e Tea? È una musica che crea pace. Cioè, esiste in Occidente la musicoterapia, che è un qualcosa di relativamente recente. In Oriente c'è il Nada Yoga o il Mantra Yoga, che ha migliaia di anni, e ci sono sia canzoni occidentali che si ispirano alla filosofia dello yoga che ci piace cantare, e sia cantare proprio questi suoni in sanscrito che liberano la mente, che fanno bene a chiunque. Ecco, fanno bene, Serena, poi adesso andiamo subito su questo tema, prima di darti la parola, fanno bene a chiunque, fanno bene anche a voi, fanno bene all'amore, perché come vi siete conosciuti? Io ho saputo che Tea è arrivata praticamente qui nel Salento e non se n'è andata più via, praticamente tutto nasce dal lockdown, giusto? Perché vi siete innamorati, Iari, che è un grande viaggiatore, è stato costretto a rimanere qui nel Salento, no? E tu hai notato su Facebook delle dirette Facebook di Tea nelle quali lei meditava e cantava, giusto? Sì, è stato un incontro karmico. In realtà io avevo scritto un programma televisivo, un format televisivo che si chiama Pellegrinaggi. Avevo preparato in India durante il 18-19 e poi è successo quel che è successo. Quindi cercando nuove persone in Italia ho trovato Tea, che faceva un'ora di diretta al giorno durante il lockdown, e mi ha affascinato la sua cultura, la sua saggezza, la bellezza e la ciliegina sulla torta, perché poi c'è molto di più. E poi spiegava, appunto, raccontava l'antica filosofia indiana, come ho detto prima, la raccontava come se fosse, come se stesse descrivendo la strada di casa, ecco. Per te era un momento difficile, ti sei sentito molto sereno, però che succede? Finisce il lockdown e Tea, tu arrivi in Puglia, e lì bisogna incontrarsi, basta il virtuale. Sì, faccio un concerto per la giornata internazionale dello yoga il 21 giugno e un mio caro amico mi consiglia, siccome ero in Puglia, ma perché non ti metti in contatto con Romina Power? Mi dice questa frase. E io ho provato a mettermi in contatto, ma non ero riuscita. La sera stessa che avevo fatto questi tentativi, alla fine del concerto che ho fatto lì a Putignano, è arrivata una macchina e si è fermata, ha parcheggiato, e sono usciti Romina Power e Iari proprio la stessa sera. Quindi veramente siamo stati aiutati, ci siamo incontrati grazie al buon... Però io ho saputo che lui ti aveva scritto su Instagram, ma tu, come al solito, o meglio, come spesso, cioè gli hai dato un due di picche, non hai letto i messaggi, che è successo? Era preso con un concerto, quindi figurati. Sì, poi io non ho la TV in casa, quindi non conoscevo Iari. Benvenuta nel conoscevo magico Albano mondo, e Romina, però Tea. Non conoscevo Iari. Benvenuta nel magico mondo. Come non conoscevi Iari? È stata... Tea, no, aspetta, allora, abbiamo tante domande da farvi. Peraltro faccio una premessa che non interesserà a nessuno, però mi piace dirlo, io sono una yoghina, cioè pratico yoga. E sì, adoro la Ayurvedica, che è la medicina indiana, che è una pratica che dà dei massaggi meravigliosi. Sì. Consiglio a tutti di farvi almeno una volta nella vita un massaggio ayurvedico, perché ti rimette al mondo. Va bene, ma questo, insomma, piccolo spazio personale. E, Tea, non ho capito, quindi tu ignoravi le... anche. Come? Iari, dimmi.
Anche i massaggi thailandesi, io ho fatto dei corsi nel Laos di massaggi thailandesi. Sono fantastici. Esatto, Serena. Quindi tu fai, allora, diciamo che lei ti insegna meglio lo yoga, perché tu, anche tu hai girato il mondo, e tu fai anche massaggi a lei, se hai fatto il corso. Io ho fatto corsi di tutti i tipi, tra l'altro anche massaggi thailandesi, però lei insegna non solo lo yoga fisico, lei insegna lo yoga al completo, anche perché ieri chiunque pratichi yoga sa che l'esercizio fisico e basta non serve a nulla, o meglio serve perché comunque ti rassoda, ti fa stare bene. Però è una quello che ci vuole quando dici ti rassoda, ti rassoda, guardavo una collega donna, collega femmina, sì. E poi tu fai yoga. Ciao, Giola. Io ho fatto ho fatto tutto, danza classica, moderna, jazz, poi ho fatto anche ashtanga yoga, che è proprio quello fisico, perché come mantra, a me piace felicità. Le canzoni di Albano e di Romina sono un mantra, ti fanno stare bene. Allora, ricapitoliamo la lunga storia della famiglia Carrisi, Albano e Romina, rivediamo tutta la famiglia. La storia di una famiglia, lunga ormai 50 anni. Gli amori, i figli, il legame con la terra, i momenti bui, l'arte e la spiritualità. Sembra un romanzo, la trama di un film, e invece è la vita dei Carrisi, quella che da 50 anni l'Italia segue, ama, applaude. Da quei genitori così diversi all'apparenza, Albano, il ragazzo pugliese, e Romina, la giovane americana figlia di una star, uniti sul palco e nella vita. E da quei bambini, Iari, Ilenia, Crystal e Romina Junior, capaci di sviluppare tra loro un legame speciale. Un'infanzia in giro per il mondo, una giovinezza tra cinema e canzoni, che farà in modo che l'arte e la voglia di libertà entri nel sangue di tutti. Dalla ricerca zen e sonora del musicista Iari all'eleganza glamour di Crystal, fino alla recitazione e alle sperimentazioni poetiche e fotografiche di Romina Junior. Senza che mai svanisca il ricordo di Ilenia, la sorella più luminosa, indimenticabile. A 47 anni, oggi Iari è pronto per continuare questa storia, con la sua passione per la musica e con un nuovo amore, quello per Thea Crudi, una nuova luce in questo lungo cammino. Innanzitutto ricominciamo dall'inizio. Lockdown, un momento drammatico per tanti di noi, per alcuni momento tragico, perché chi ha perso i propri cari, i propri amici. Tu sei chiuso nella tua casa in Puglia, Iari, e improvvisamente ti connetti con Thea. Cosa ti ha colpito di questa ragazza? Ah, è tutto quello che avevo descritto prima, la sua cultura, abbiamo gli stessi interessi. Abbiamo gli stessi interessi. Quindi vi siete... E lei parlava dell'antica filosofia indiana, e quindi per me in quel momento era perfetto anche volevo includerla nel mio progetto di pellegrinaggi. Nella tua ricerca. E sarà perfetta proprio per dopodiché, sì, vai, sarà veramente la persona giusta per il progetto. Non ho dubbi, Iari. Quindi poi vai a vederla quando finalmente si esce dal lockdown, la vai a vedere in concerto, e ci vai con mamma Romina. Come mai? Sì, mia madre era qui quel giorno. Era con me a casa mia a Otranto, e quindi è venuta con me. Perché Romina ha scritto un bellissimo... Io l'ho aspettata, mia madre è arrivata con un po' di ritardo, quindi le ho detto a un certo punto, ho detto: senti, se vuoi rimaniamo a casa, perché forse il concerto lo perdiamo. Ed è stata lei a insistere, ha detto: no, adesso ci andiamo. Beh, è bello sapere che insomma la mamma sia stata parte attiva di questo fortunato incontro, perché poi le cose della vita sono strane, magari uno si perde e poi non si ritrova. Infatti con Romina io mi trovo molto bene. Ricordo un libro di Romina bellissimo, dedicato alla sua esperienza in India, ai suoi viaggi, alla sua vita spirituale. Romina ha tutta questa parte
di interiorità. E, peraltro, sbaglio, ieri o oggi è il compleanno di Bravo, Romina. Volevo dirlo io, è il compleanno di Romina. Tanti auguri a mia madre, a Romina. Auguri, cara Romina, ti voglio bene. Auguri, carina. Romina, che tra l'altro anche l'anno scorso eravamo su Rai 1 in diretta con il mio maestro di pranayama che era arrivato dall'India e le abbiamo fatto di nuovo gli auguri. Quindi ormai penso che sia una cosa che dovremmo fare tutti gli anni. Bravo, ogni anno su Rai 1. Senti, ma dov'è Romina? Sì, io, cara Romina, io sono molto grata a Romina perché con lei sento proprio un legame karmico anche qua, una grande alleanza tra le donne che penso che sia molto importante di questi tempi per far funzionare le comunità, per far funzionare la società. C'è bisogno di una grande alleanza sacra tra le donne ed è quello che io sento insieme a Romina, quindi grazie cara Romina che ci sei nella mia vita. Parole giustissime che sottoscriviamo. Cosa dici, Massimiliano? Ma tu non ti arrabbi mai, sei sempre così. Io ti voglio come voce del mio navigatore, si può avere? No, sarebbe geniale. No, gira a destra, ti perdi, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Stai sereno. Va bene, sto in mezzo bosco. Veramente? Sì, la rabbia è un'emozione tossica, quindi io ogni giorno medito per eliminare ogni traccia di rabbia dalla mia mente ed eliminare ogni negatività e i mantra aiutano molto a fare questo, quindi ascoltateli più che potete. Peraltro Tea, ma papà romagnolo e mamma finlandese, giusto? Vediamo Romina e poi ricominciamo a parlare, dai. Pescatore che canta la sua solitudine, la luna sopra le reti che sembrano piangere. Peraltro, ecco, non stavamo dicendo, Romina porta su se stessa tutti i segni della vita, con fierezza, con la sua bellezza, è anche quello. Eh sì, da questa ragazza bellissima, era giovanissima, adesso è una donna bellissima, meravigliosa, morbida. È questa, trasmette luce, positività, e questo è molto molto bello. Iari, qual è la cosa più importante che ti ha insegnato mamma? Prima, immagino la libertà. Ho ragione? È andato via. Serena, scusa, è andato via un attimo il collegamento, puoi ripetere? No, qual è la cosa più importante che ti ha insegnato mamma Romina? Donna, ricordiamola, nata a Los Angeles, figlia di una stella hollywoodiana come Tyrone Power, arriva in Italia, incontra questo ragazzo e fa una scelta anche importante. Beh, sì, comunque nella vita, fa una scelta non scontata, ecco, non banale, e ha continuato a fare scelte non banali nella vita, perché adesso appunto ha imbracciato la via della meditazione, della spiritualità, del buddismo. Qual è la cosa più importante che ti ha trasmesso ieri mamma Romina? Beh, l'amore è la cosa più importante, logicamente, però noi veniamo da una famiglia che fa teatro dal 1600, i Power, poi il Tyrone Power che è diventato famoso nel cinema era il terzo, se no, e qui era Tyrone Power 3, quindi, ed erano tutti attori shakespeariani, veniamo da una lunga quindi famiglia di attori shakespeariani e mia madre mi ha insegnato appunto l'inglese shakespeariano e la musica dei Beatles, Bob Dylan e appunto l'amore. Questo è solo l'inizio, l'amore per la natura, insomma potrei stare un pomeriggio intero a parlarti delle cose belle di Romina, però penso che questa sia la cosa più importante. E in Tea trovi qualcosa di Romina, di tua mamma? Sì. Lo scopriremo vivendo. Un po' di imbarazzo, carino. Vabbè, però lo immaginiamo. Ma insomma, anche, no. Se posso fare la battuta, dai. Sì, che c'è anche qualcosa di albano. Lei è nata il 19 maggio, il giorno prima di Albano, quindi ha molto più in comune con mio padre che io. A dire come, no, aspetta, ferma, di come io mi trovo molto bene anche, scusami, con Albano, Tea, che vuol dire che tu hai, Tea, scusami, cosa vuol dire che Iari,
Cosa vuol dire che te ha più cose in comune con tuo padre che le abbia tu in comune con tuo padre? È una persona molto determinata, organizzatissima, lavora ed è quadrata. In un certo senso, sì, è strano dire quadrato perché è anche molto rotonda, quindi però sì, si dà molto da fare per le cose giuste. E tu non sei tu non sei determinato come papà? Perché Iari, perché mi dici non ho tante cose in comune con mio padre? Cioè, rispetto a papà Albano, tu hai meno determinazione? Io canto, ho preso forse il canto da mio padre, sono un po' più sognatore, però... Beh, Albano è stato uno straordinario realizzatore di sogni. Ci compensiamo, cioè yin e yang, maschile e femminile in armonia, ognuno ha le sue qualità e ci compensiamo. Allora, Tea, posso fare una domanda? Aspetta, prima vi voglio far vedere Albano e Romina... agli inizi della nostra d'amore, potremmo definirli figli dei fiori? Un po' sì. Fricchettoni? Beh, lei, lei, lui è la terra, è la Puglia, sì, questa origine contadina, è bellissimo questo contratto, e lei sì, lei assolutamente. Vediamo le origini anche perché c'è questo tratto folk. In cui Iari si riconosce molto, vediamoli. Da spot proprio. Nel mio deserto, quanti nomi, quanta gente, ed ora tu parli a me così dolcemente. Mentre balliamo tremo un po' stupidamente, agua de fuente. Gigliola, voleva farvi una domanda. Sì, Iari, io sono un'amica di tua mamma e di tuo papà. Ciao. Perdonami perciò se ti faccio una domanda che di solito si fa ai bambini piccoli. Vuoi più bene al papà o alla mamma? A Pippo Baudo. Ciao, vi invidio perché state in un posto meraviglioso. Io adoro quei posti, i laghi Alimini, sono lì vicino. Ti invitiamo, credo, al concerto che facciamo domenica 11 ottobre a Castellana, alle Grotte di Castellana. Che presenterò bello. Anche il mio libro, se vuoi sei invitata. Facciamo questi... Perché voi scegliete solo posti dove c'è molta energia per proporre la vostra musica. E a proposito, Serena, abbiamo mostrato Agua de Fuente, che è un po' un pallino di Iari, perché lui me l'ha confessato più volte. Comunque, al di là delle canzoni, quelle pop che balliamo tutti e cantiamo di Romina Albano, c'è quel periodo folk che secondo te è molto importante, cioè i primi tre dischi che hanno fatto mentre praticamente viaggiavate con questo camioncino in giro per il mondo, tu, tua madre, tua sorella e appunto papà. Sì, quelli sono i veri Albano e Romina Power, secondo me. Sono dischi scritti interamente da loro, e sognati e sofferti e festeggiati, ed erano gli anni 70. Quando è uscito Felicità io stavo già ascoltando il rap, Prince e quant'altro, quindi già stavo, e Jimi Hendrix, già stavo da un'altra parte, però un po' distante. I primi tre dischi, appunto... Atto primo, 1978, e Aria pura del 79, sono molto... Ma vorresti riproporli con te? Diamo una notizia? È possibile riproporre quelle canzoni lì? Noi suoneremo di tutto, quindi è possibile. L'importante è che abbiano un messaggio spirituale, che sia in linea col nostro stile di vita e con quello che vogliamo esprimere, perché poi una canzone rimane, quindi vogliamo scegliere accuratamente il testo che esprima esattamente lo stile di vita di pace, amore e meditazione che vogliamo tramandare, trasmettere a tutti quelli che ci seguono, che ci amano. A proposito di testi, c'è un testo che vi piace molto e che commuove, credo, tutti noi, una canzone di Battiato che dedichiamo tramite voi a tutti coloro che ci stanno seguendo. Ce la fate ascoltare? Hai capito già cos'è? Sì, la cura. La cura, brava. Stupenda. Capolavoro. Ti protegge.
proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai nella tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni e dalle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Grazie Tea, grazie Iari, davvero brividi, davvero abbiamo bisogno di tanta cura. Abbiamo bisogno di tanta cura gli uni verso gli altri e quindi sono contenta che ci abbiate mandato questo message in a bottle lì dalla terra di Puglia. Grazie davvero di essere stati con noi, vi aspettiamo qui a Roma nel nostro studio. Namaste, pace e bene, lo diciamo in tutti i modi. Grazie davvero e adesso chissà...